motivi che sarebbero lunghi da spiegare, che comunque sono già stati spiegati mille volte, addirittura fanno parte di un libro che io ho scritto e che si chiama Il girone delle polveri sottili. A un certo punto, siamo nel 2006, viene tolto a me e a Morena, Morena è mia moglie, io la chiamo Morena perché tutti la chiamano Morena, in realtà il nome vero è Antonietta, Antonietta Morena Gatti, viene tolto a noi l'uso di un microscopio elettronico che ci permetteva di fare delle ricerche sulle nanopatologie, vale a dire sulle malattie da micro e nanopolveri, malattie che erano state scoperte, cioè origine di malattie che era stato scoperto proprio da Morena intorno al 1997. Io l'avevo sempre affiancata in queste ricerche, ma in realtà la scopritrice è lei. Alla fine di febbraio del 2006, Grillo, che io conoscevo, viene messo al corrente da me di questo problema. Ci stanno per togliere il microscopio elettronico e quindi non possiamo più fare ricerca su queste malattie. Malattie che poi vengono dall'inquinamento, vengono dall'inquinamento polveroso del traffico, degli inceneritori, delle fonderie, dei cementifici, comunque di tantissime attività umane che coinvolgono grossi business. Grillo allora mi propone di allestire una raccolta fondi, una colletta, in modo da poter raggranellare sufficiente denaro per poter acquistare un altro microscopio elettronico. Ovviamente io accetto perché non avevo alternative, mi faccio fare un preventivo dal costruttore di questo microscopio, 378.000 euro, e partiamo con la raccolta fondi. Partiamo con la raccolta fondi proprio qui a Modena, dove io sto registrando questo filmato in questo momento. Partiamo qui, siamo, mi pare di ricordare, il primo marzo del 2006. Cominciamo questa raccolta in accordo anche con una onlus di Reggio Emilia. Ci ritroviamo a pranzo, io e Beppe Grillo, e insieme con noi c'è un giornalista locale di Reggio Emilia, giornalista che si chiama Matteo Incerti, che si porta appresso una signora sconosciuta a me, sconosciuta a Grillo, che si chiama Marina Bortolani. Questa Marina Bortolani è la presidentessa di una onlus che si occupa di pena di morte, onlus che si chiama Carlo Bortolani. La signora viene a pranzo con noi e nel corso di questo pranzo io e Grillo cominciamo a discutere sul come allestire effettivamente questa ricerca. Io, e qui sbaglio clamorosamente, io ho commesso vari errori in tutta questa vicenda, errori di ingenuità, fondamentalmente perché mi sono fidato delle persone. Io allora propongo, per trasparenza, che questo denaro venga raccolto dalla onlus Bortolani, cioè finisca non a me, ma finisca alla onlus Bortolani. La signora Bortolani accetta, anzi accetta con molto piacere che questo denaro arrivi a lei, e partiamo effettivamente con questa raccolta che viene fatta, viene pubblicizzata da Beppe Grillo, ed è chiarissimo in tutto quello che Beppe Grillo dice ai suoi spettacoli e scrive. È chiarissimo che il denaro raccolto finirà esclusivamente per l'acquisto di un microscopio elettronico destinato ai dottori Gatti e Montanari e null'altro. Nessun altro destinatario è menzionato, nessuna condizione è menzionata, se non quella che, raccolto il denaro, il microscopio verrà acquistato e dato ai dottori Gatti e Montanari, che faranno quello che credono, perché nessuno dice mai, denuncia mai qualche cosa, denuncia mai attività, denuncia mai scopi particolari. Comunque il nostro scopo era quello di continuare a studiare le nanoparticelle, ovviamente, e le nanopatologie.
All'inizio di giugno del 2006 il microscopio che avevamo in dotazione se ne va, sparisce. Contemporaneamente arriva il microscopio nuovo per il quale noi non avevamo assolutamente raccolto la cifra necessaria, eravamo partiti all'inizio di marzo, ci ritroviamo all'inizio di giugno, era stata raccolta una somma infinitesima, però la FEI, che è la costruttrice del microscopio, chiede a me personalmente di firmare un impegno secondo il quale, se non avessimo raggiunto la cifra necessaria, io mi sarei impegnato a pagare quello che mancava al raggiungimento della cifra. Viene chiesto di fare la stessa cosa anche alla signora Bortolani, la quale molto prudentemente rifiuta, temendo di perdere qualche centesimo. Comunque la FEI, fidandosi della mia firma, ci consegna immediatamente il microscopio. Per un anno io partecipo agli spettacoli di Beppe Grillo, una trentina, forse una quarantina di spettacoli, non ricordo nemmeno. Grillo mi lascia 10-15 minuti in cui io spiego che cosa sono queste nanoparticelle, queste nanopolveri, spiego quali sono le patologie, le malattie che queste polveri innescano, che queste polveri provocano e poi faccio più di 200 conferenze in un anno, conferenze al termine delle quali io mendico quattrini, cioè chiedo a chi è stato spettatore di queste conferenze di mettere qualche soldo perché noi possiamo acquistare il microscopio. Ovviamente mi pago tutte le spese, sia per partecipare agli spettacoli di Grillo, sia per fare le conferenze. I soldi ce li metto io, trasferte, alberghi, eccetera. In un anno esatto, nel marzo seguente, si arriva a raccogliere i 378.000 euro necessari. Da notare che per trasparenza e per ingenuità mia, questi fondi raccolti finiscono tutti, come ho detto, alla Onlus Bortolani, che aveva aperto un conto bancario presso la Banca Etica. Banca, conto a cui io non ho mai avuto accesso. La signora Bortolani non mi ha mai lasciato accesso a questo conto perché io potessi controllare, cioè io non avevo idea di quale cifra noi avessimo raccolto. Io andavo, portavo il denaro contante che personalmente raccoglievo, arrivavano delle donazioni spontanee, ma io non avevo idea di quanto denaro ci fosse, né avevo idea dell'attività della Onlus, perché nonostante le mie richieste, le mie di Morena, di mia moglie, di far parte del consiglio di questa Onlus, non ci è mai stato data la possibilità di farlo. Quindi tutto fatto assolutamente al buio. Anche il microscopio viene intestato quindi alla Onlus Carlo Bortolani, ma il microscopio ce l'abbiamo noi nel nostro laboratorio e continuiamo tranquillamente a lavorare. A un certo punto, per motivi burocratici, che io non so se fossero reali o se fossero puramente inventati, ma poco importa, la signora Bortolani dice che il microscopio deve transitare attraverso un ente pubblico in cui si faccia ricerca. Io mi do da fare per cercare l'ente pubblico e finalmente, dopo mesi di ricerca, individuo il centro di geobiologia dell'Università di Urbino, diretto da tale professor Rodolfo Coccioni, che io avevo avuto modo di conoscere perché ero stato invitato a un congresso da lui tempo prima. Si fa questo accordo col professor Coccioni, il microscopio transita da Urbino, ma transita soltanto sulla carta, perché il microscopio non si è mai mosso dal nostro laboratorio e tuttora, a oggi, è nel nostro laboratorio. All'articolo 4 della convenzione che viene stipulata con l'Università di Urbino si scrive testualmente, qui io leggo, l'attività di ricerca oggetto della collaborazione sarà svolta sotto la completa responsabilità della dottoressa Antonietta Gatti, la quale determina gestione, tempi, modi, durata, luogo
dei singoli progetti e ubicazione dell'apparecchiatura in oggetto. Quindi qui non ci dovrebbe essere più discussione. Mia moglie, la dottoressa Antonietta Morena Gatti, decide il da farsi, compreso il luogo in cui le ricerche si svolgono. La firma di questa convenzione avviene nel nostro laboratorio. Andiamo avanti un paio d'anni, nessun problema, nessuno ci dice niente, finché a sorpresa il 30 giugno riceviamo una raccomandata, una lettera raccomandata il 30 giugno 2009, una lettera raccomandata della Onlus Carlo Bortolani, una Onlus che per oltre 2 anni non si era fatta viva, quindi di cui non avevamo praticamente nessuna traccia, anche se noi avevamo cercato di metterci in contatto con lei più volte, telefonando, scrivendo, mandando mail, non avevamo mai avuto risposta. Bene, questa raccomandata scrive che il 17 giugno, cioè un paio di settimane prima, la Onlus Carlo Bortolani aveva sottoscritto un impegno con l'Università di Urbino, non più col centro di geobiologia che nel frattempo era stato chiuso, perché la università, da privata che era diventata statale, quindi questo centro di geobiologia viene chiuso. Non più quindi col centro di geobiologia, ma con l'Università di Urbino. E il 17 giugno viene stipulato questo accordo davanti a un notaio, accordo che prevede la donazione del microscopio all'Università di Urbino, cioè un microscopio che era stato acquistato con i soldi dei donatori, con i soldi del mio lavoro, che per un anno ho girato l'Italia a mia cura e spese, un microscopio che era stato acquistato senza che la Onlus Bortolani mettesse un centesimo, senza che l'Università di Urbino mettesse un centesimo, viene donato all'Università. Con questo tradendo completamente quello che era stato l'intento di questa raccolta fondi, intento che si può trovare ancora sul blog di Beppe Grillo e sul blog della signora Bortolani. Basta andare all'indirizzo web della Onlus Bortolani e all'aprile del 2007 si troverà quello che io dico. Ora, a questo punto, ci si chiede il perché la Onlus Bortolani non ci abbia mai comunicato che da oltre un anno stavano andando avanti delle trattative con l'Università di Urbino. Perché proprio la scelta di Urbino? Quando il centro di geobiologia chiuse, si pensò di far transitare questo microscopio da un altro ente di ricerca, che non fosse Urbino come università. E io avevo proposto un centro culturale che sta a Montegiove, a pochi chilometri da Fano, quindi anche a pochi chilometri da Urbino. La signora Bortolani rifiutò addirittura di vedere le persone responsabili di questo centro culturale di Montemaggiore, di Montegiove. Io non sapevo allora che la signora Bortolani aveva rifiutato questo incontro perché era già in contatto con l'Università di Urbino, a cui evidentemente aveva già promesso qualche cosa e forse aveva avuto in cambio o aveva avuto la promessa in cambio di qualche cos'altro. Il motivo di tutto questo, comunque, la signora Bortolani non lo ha mai rivelato a nessuno. Ora, indipendentemente dal fatto che tutto questo trasloco del microscopio non era mai stato comunicato nelle intenzioni, non era mai stato comunicato nemmeno dopo a chi aveva donato denaro, ma si pensi soltanto che una ditta che si chiama La 220 le aveva donate a me personalmente 50.000 euro. Bene, questi non sono nemmeno stati avvertiti che lo scopo di questa raccolta fondi era stato completamente travisato e tradito. Ma indipendentemente da questo, a Urbino, all'Università di Urbino, non esistono le condizioni per poter lavorare, perché
Per eseguire i lavori di ricerca sulle nanopatologie occorrono degli ambienti adatti, che a Urbino non ci sono. Occorrono delle apparecchiature, oltre al microscopio, che a Urbino non ci sono. Occorrono dei tecnici che sappiano che cosa si deve fare per preparare i campioni, per fare certe operazioni tecniche, che a Urbino non ci sono. Occorrono delle menti pensanti, che a Urbino non ci sono, perché nessun professore dell'Università di Urbino ha mai lavorato sulle nanopatologie. Nessuno. L'Università di Urbino intera non ha mai prodotto un singolo lavoro sulle nanopatologie, quindi nessuno sa di che cosa si tratta. Questo microscopio andrà a finire laddove le ricerche sulle nanopatologie, per forza di cose, non potranno altro che morire. La clausola che è stata aggiunta nel passaggio la donazione del microscopio a Urbino, la clausola secondo cui noi, cioè mia moglie ed io, possiamo lavorare sul microscopio almeno una volta alla settimana, è un capolavoro o di idiozia pura o di ignoranza, o è frutto di qualcuno che sa perfettamente come che cosa serve per fare le ricerche sulle nanopatologie. Perché questo? Perché si sa perfettamente, almeno chi è un addetto ai lavori, sa perfettamente che per fare queste ricerche il microscopio serve 8 ore al giorno. Non raramente serve di notte, perché questo microscopio ha una modalità automatica che Urbino non avrà, perché questa modalità automatica è un software molto costoso, particolare, che ho acquistato io e che certamente non darò a Urbino. E quindi questo microscopio lavora di notte in una certa modalità automatica per fare delle ricerche quantitative, che non si possono fare di giorno perché sono molto dispendiose dal punto di vista del tempo. Sa benissimo quindi che noi non potremo mai fare queste ricerche ad Urbino, che queste ricerche moriranno. Oltretutto, così, tanto per precisione geografica, Urbino dista 230 km da casa mia, 3 ore di macchina. Quindi io dovrei spendere 6 ore di una giornata semplicemente per andare a Urbino e ritornare indietro. Quindi in pratica tutto questo è stato fatto appositamente perché noi non continuiamo queste ricerche sulle nanopatologie. Quindi un piccolo capolavoro di ipocrisia. Io a questo punto però vorrei leggere un atto di diffida che uno dei tanti donatori, in questo caso si tratta di un gruppo di donatori, ha scritto all'Università di Urbino, perché l'Università di Urbino è stata diffidata da non pochi donatori, è stata diffidata dall'accettare questa donazione che è assolutamente fuori dalla grazia di Dio. Bene, che cosa scrive questo atto di diffida? Lo leggo, leggo la parte interessante. L'Università di Urbino si è schierata in più occasioni a favore di soggetti privati ed iniziative di carattere imprenditoriale, questo è messo tra virgolette, di dubbia validità. Prova ne siano le recenti consulenze dell'Istituto di Botanica dell'Università e del professor Orazio Attanasi, in qualità di docente dell'Ateneo, a sostegno della realizzazione della centrale termoelettrica a cosiddette biomasse nel comune di Orciano di Pesaro. Un progetto ritenuto altamente pericoloso anche dal IST, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova, chiamato ad esprimersi da uno dei comuni interessati. Quindi, che cosa è successo? Succede che una ditta privata vuole impiantare un inceneritore a biomasse in una determinata zona, una zona piuttosto bella e interessante della Valle del Metauro. I cittadini non sono tanto contenti, non sono tanto del parere, e i comuni chiedono a me una consulenza che io presto e io dimostro che questo impianto è deleterio per l'ambiente e per la salute. Dall'altra parte, i gruppi finanzieri, gruppi
di businessmen che vogliono impiantare questo sistema si rivolgono all'Università di Urbino, al professor Orazio Attanasio in particolare, e questo cerca di dimostrare che io ho torto, che questo impianto che brucia migliaia di tonnellate di materiali vari è perfettamente innocuo. Ovviamente si tratta di una bufala, perché questo non può essere vero proprio dal punto di vista della scienza elementare, ma la scienza elementare probabilmente non è così conosciuta presso l'Università di Urbino, temo, magari sbaglio. E allora il professor Attanasi viene sconfitto e non si può più costruire questo impianto. E allora il professor Attanasi cerca di farmela pagare. Curiosamente, il microscopio andrà a finire proprio al professor Attanasi. E con questo la Ollus Bortolani dovrà spiegare il perché questo microscopio andrà a finire proprio in mano a una delle persone che avevamo cercato di bloccare nella sua attività di, diciamo così, non amico dell'ambiente. Tra parentesi, aggiungo che per questa mia attività io ho ricevuto la cittadinanza onoraria di uno dei comuni, il comune di Montemaggiore, prima di me, così questo può essere una cosa divertente, aveva ricevuto la cittadinanza onoraria Benito Mussolini. Bene, io ho invitato più volte la signora Bortolani e anche Beppe Grillo che, almeno a quanto asserisce la signora Bortolani, è assolutamente d'accordo con questo trasferimento. Questa è una cosa che Grillo dovrà comunque spiegare. Bene, né la Bortolani né Grillo hanno mai risposto ai miei inviti di spiegare il perché di questo trasloco e soprattutto di spiegare il perché dicano che noi non facciamo ricerca, il perché dicano che noi non abbiamo scoperto nulla, che ciò che è stato, che ciò che noi abbiamo portato avanti erano scoperte altrui. La cosa è abbastanza curiosa, basta vedere il sito della signora Bortolani, www.bortolaniollus.it/2007/04/, in cui si dice proprio che da allora, cioè dal momento in cui noi acquisiamo questo nuovo microscopio, iniziano le ricerche sulle malformazioni fetali, stranamente. A proposito di Grillo, a me piacerebbe sapere perché lui sostenga queste tesi senza andare direttamente alla fonte, cioè Grillo, nonostante i miei reiterati inviti, non è mai venuto a trovarmi, non ha mai risposto a una mia telefonata, non ha mai risposto a una mia mail, non ha mai risposto a una mia lettera spedita per posta. Quindi non è mai andato alla fonte. Allora, io mi chiedo perché lui predichi sulla correttezza dell'informazione, perché predichi che bisogna sempre andare alla fonte, poi quando lui c'è di mezzo non lo faccia. Un peso per tutti, una misura per lui. Perché, visto che ha tanto tempo a disposizione, Grillo non lavora tantissimo, perché non viene a trovarci in laboratorio seguendo il mio invito, rispondendo ai miei reiterati inviti? Perché ha tanto terrore, tanta paura di incontrarmi pubblicamente? Io potrei mostrargli dei dati, potrei mostrargli un po' di cose che abbiamo fatto, potrei mostrargli certi risultati che lui si è sempre rifiutato di vedere. Non li capisce? Non ha importanza, io sono capace di spiegarglieli. Però bisogna andare alla fonte, bisogna informarsi, se no si fanno delle cialtronerie. Soprattutto una curiosità. Vorrei sapere perché all'inizio dell'estate del 2008, quando i grilli fiorentini cercarono di aiutarmi e cercarono di mettere in piedi una raccolta fondi per cercare di aiutare la ricerca, una ricerca che costa un patrimonio
come sanno tutti i ricercatori, ormai tutte le ricerche costano carissime, è che sosteniamo in toto mia moglie ed io, pagando di tasca nostra. Perché Grillo bloccò questa raccolta fondi mandandomi una raccomandata tramite il suo avvocato, mandandomi una raccomandata che mi diffidava, in base a nulla, mi diffidava dal continuare questa raccolta. Ovviamente io me ne sarei infischiato, perché queste sono cose che non hanno una base legale, ma i grilli fiorentini furono intimiditi da questa azione, e quindi questa raccolta fondi cessò. Poi abbiamo continuato in un'altra maniera, ma con scarsissimo successo, devo dire. Io vorrei sapere che interesse ha Grillo a che noi non facciamo ricerca. Forse non ha interesse Grillo, forse ha interesse qualcuno che è amico di Grillo. Non so, basta che lo spieghi, ci ragguagli. Ora invece, a proposito della Bortolani, perché in 2 anni non ha mai risposto alle nostre telefonate, alle nostre mail, alle nostre lettere spedite per posta? Perché, visto che si occupa di pena di morte, è pronta a versare lacrime caldissime su un condannato a morte nel Texas e se ne infischia di un bambino che muore di cancro a 2 passi da casa sua, persone che continuano ad ammalarsi, persone che continuano ad morire, come per esempio i militari che rientrano dal Kosovo, che rientrano dal Medio Oriente, malati, e se non ci fossimo noi a occuparcene, non se ne occuperebbe nessuno. Perché la signora Bortolani non ci ha avvertito che intendeva toglierci il microscopio? Perché ha fatto tutto di nascosto? Di nascosto si fanno le cose poco pulite. La signora Bortolani non è poco pulita, o no? Io non so in quale università la signora Bortolani abbia ricevuto una laurea in legge, ma forse ha dimenticato qualche cosa. Ha dimenticato che prima di condannare qualcuno, il giudice deve raccogliere delle prove, ma delle prove certe, non prove che vengono da dei cialtroni che hanno inventato delle bugie, costruite su bugie, che erano costruite su bugie, che erano costruite sulle fantasie malate di qualcuno. Ci vogliono delle prove certe. E soprattutto la signora Bortolani ha dimenticato che qualsiasi giudice è tenuto a interrogare l'imputato. Perché la signora Bortolani si è sempre rifiutata di parlarmi, si è sempre rifiutata di chiedermi come stessero le cose? Perché ha paura di incontrarmi faccia a faccia? Sappia che io faccio 2 docce al giorno e che non sono aggressivo fisicamente, quindi possiamo incontrarci senza pericoli e senza particolari disagi da parte sua. Io sono disponibile ad andare a Reggio Emilia, a casa sua, ma se lei vuole venire in laboratorio, dove può vedere e toccare con mano quello che facciamo, è la benvenuta. Poi, prima di tutta questa operazione, era stata messa in pista una specie di preludio. 7-8 diffamatori, non di più, 7-8 personaggi che, nascosti dietro l'anonimato che internet consente, avevano cominciato a diffondere diffamazioni e calunnie sul mio conto, le cose veramente più incredibili e più assurde, basate su niente, su nessuna prova, nessuna, invenzioni, miscugli di avvenimenti, alcuni mai avvenuti, altri mescolati con tempi che non c'entravano l'uno con l'altro, personaggi che noi non abbiamo mai conosciuto, che non ci hanno mai visto, cose veramente che hanno del kafkiano, per usare un aggettivo che usava un po' di anni fa. Perché queste persone non escono dall'anonimato? Io le ho invitate tante volte, ho invitato tante volte a dire chi fossero, nome, cognome, loro sanno chi sono io, sanno dove trovarmi, sanno qual è il mio indirizzo, perché io non devo sapere il loro? Perché loro non devono venire
in laboratorio a vedere che cosa facciamo, perché loro non devono denunciare, non devono mostrare la loro faccia. Evidentemente, se non mostri la faccia, significa che stai facendo qualcosa di lurido, come in effetti è tutta questa vicenda è lurida. Uno dei cavalli di battaglia, anzi il cavallo di battaglia, di questa opera ignobile di diffamazione è quella che noi useremmo il microscopio a scopo di lucro. Ora, qui siamo veramente al comico, al grottesco. Dalla sua fondazione, che è del 2004, marzo 2004, il nostro laboratorio è in perdita, ahimè. È in perdita perché costa tanti soldi fare ricerca e tutte le perdite le ripiano io. Le ripiano io con il denaro che mia moglie e io abbiamo messo da parte in 37 anni di lavoro. Nessuno ci ha mai dato una mano per mantenere queste ricerche. Si crede che avere un microscopio elettronico significhi poter sfornare risultati come una specie di slot machine, di macchinetta. Mantenere il microscopio costa tanti, tanti denari, tanti soldini. Mantenere il personale costa tanti soldi. Pagare gli affitti, pagare i ricambi, pagare ovviamente luce, gas, acqua, costa tanti soldi. Tutto il consumo del microscopio costa tanti soldi. Né io né mia moglie abbiamo uno stipendio, né io né mia moglie abbiamo mai avuto un centesimo da questa attività, abbiamo solo speso soldi. La ricerca costa delle cifre enormi. Quello che noi cerchiamo di fare è, quando occasionalmente ci capita, vendere delle analisi, analisi però che hanno sempre a che fare con il nostro lavoro di ricerca, quindi analisi che poi noi riusciamo anche ad usare a scopo di ricerca, vendere queste analisi per esempio a delle ditte o anche a dei privati che ce le commissionano. Ogni tanto riusciamo a fare questa cosa e arriva qualche denaro che noi mettiamo nella cassa del laboratorio, ma questo copre una parte infima, una porzione infima delle nostre spese. Del resto, questa cosa di vendere la propria attività la fanno tutte le università, addirittura le università sono invitate a farlo, devono farlo, per legge, lo fa anche Urbino, tutti lo fanno. Quindi, come faremmo noi a sostentarci senza quel minimo che riusciamo a vendere? Quindi, certo, lo facciamo, c'è scopo di lucro, ma un lucro che va a finire per mantenere le ricerche. Se qualcuno vuole vedere i conti, è pregato di venire in laboratorio, gli faremo vedere tutti i bilanci, bilanci che peraltro sono pubblici, quindi li può andare a vedere in qualsiasi tribunale, e può venire in banca con me per vedere quanti soldi metto io continuamente per continuare a fare queste ricerche. Da notare che nell'università gran parte della ricerca viene pagata dai contribuenti. Qui la ricerca la pago io, quindi i cialtroni che parlano di scopo di lucro sappiano che sono dei cialtroni. Se però anche per assurdo, sottolineo l'assurdità della cosa, noi lavorassimo a scopo di lucro e ci intascassimo migliaia di euro, milioni di euro, questo non avrebbe nessuna importanza, nessuna influenza, nessun coinvolgimento legale, perché quando si partì con questa raccolta fondi, nessuno disse mai che noi non potevamo avere scopo di lucro. Quindi se anche per assurdo, e continuo a sottolineare l'assurdo, noi ci mettessimo in tasca un euro o un milione di euro, la cosa sarebbe perfettamente irrilevante. La signora Bortolani, avvocato, queste cose le dovrebbe sapere. Ora, forse è bene che si sappiano alcune cose. A proposito del fatto che noi non lavoriamo, a proposito del fatto che noi non produciamo nulla.
Noi abbiamo scritto un libro, mia moglie ed io, un libro che si chiama Nanopathology. L'abbiamo scritto in inglese perché la lingua della scienza è l'inglese. Se la signora Bortolani non conosce l'inglese e non ha gli strumenti culturali per capire il libro, non è certo colpa mia. Venga, io glielo spiegherò. Bene, questo libro è presente nelle biblioteche delle maggiori università del mondo. Parlo di Harvard, parlo di Cambridge, parlo del Massachusetts Institute of Technology, l'MIT, tutte le università più prestigiose del mondo. Jason Olive, che è un collaboratore di Barack Obama, ne ha chieste e ottenute due copie perché finissero a Washington, nella biblioteca di Obama, o perlomeno perché venissero usate da qualche scienziato americano. L'Università di Cambridge, che in tutte le classifiche mondiali è fra le prime tre del mondo, rendo noto che l'università che è più avanti in classifica mondiale, l'università italiana che occupa il posto migliore a livello internazionale è Bologna, che è intorno al 200° posto. Bene, l'Università di Cambridge, che in tutte le classifiche è fra le prime tre, continua a chiederci, a chiedere a me e a mia moglie, di scrivere un altro libro per la sua casa editrice che si chiama Cambridge Press. Mi chiedo come mai non lo chieda a Urbino. Nel 2002 la Comunità Europea affidò a mia moglie la direzione di un progetto europeo molto importante che si chiamava Nanopathology, che era basato sulle nostre scoperte, sulle nostre ricerche. Sotto di noi avevamo l'Università di Mainz, Magonza in Germania, e l'Università di Cambridge, fra gli altri. In questo momento mia moglie è a capo di un progetto europeo che si chiama DIPNA, che è basato ancora una volta su una scoperta nostra, cioè sul fatto che queste nanopolveri siano capaci di entrare spontaneamente nel nucleo delle cellule dove risiede il DNA. Questo progetto è chiamato a rispondere alla domanda come fanno a entrare e che cosa combinano queste polveri quando sono all'interno del nucleo cellulare. Questa ricerca coinvolge 10 centri di ricerca su 6 paesi europei. Mia moglie ne è a capo. Le ricerche vengono svolte nel nostro laboratorio. Tra parentesi, l'Università di Modena, il laboratorio di biomateriali, dove lavora part-time mia moglie, ha un microscopio di qualità leggermente inferiore rispetto al nostro, che in questo momento è inutilizzabile perché è rotto. Quindi, e l'Università di Modena non ha il denaro per ripararlo. Quindi, tutte le ricerche, anche quelle che spetterebbero al laboratorio di biomateriali, vengono svolte da noi, perché da noi il microscopio funziona. Mia moglie è stata cooptata dalla FAO, cioè dalle Nazioni Unite, tra i 17 scienziati mondiali, unica italiana fra i pochissimi europei, per occuparsi di inquinamento da nanopolveri nei cibi. Stranamente, unica italiana, ovviamente Urbino, non ci sta. È buffo il fatto che un personaggio molto patetico si sia presa la briga, dico presa perché è femminile questo personaggio, si sia presa la briga di andare a leggere quello che è stato pubblicato su internet di una tappa intermedia del progetto DIPNA. Si riportano alcune tappe, alcuni appunti intermedi, in inglese ovviamente, e questa signora è andata a leggere una cosa, ovviamente non ha capito niente, perché non ha gli strumenti culturali per farlo, ma niente di male. Io non mi permetterei mai di occuparmi, che so io, di meteorologia o di metallurgia o di chissà che cosa. Ognuno deve fare il proprio mestiere. Bene, questa signora nella sua ingenua, tenerissima presunzione si è permessa di mettere su internet le sue elucubrazioni su questi appunti che aveva letto senza capirci niente e accusandoci di tutti i mali del mondo. Bisognerebbe che questa signora capisse che se non vuole rendersi troppo ridicola è meglio che faccia quello che sa fare.
nessuno sa che cosa sa fare, ma faccia quello. Bene, continuiamo. Noi siamo invitati continuamente a tutti i congressi più importanti a livello mondiale. In questo momento mia moglie è appena tornata da Helsinki, oggi è a Pechino, la settimana prossima sarà in Svizzera, poi saremo insieme al congresso mondiale sull'incenerimento da rifiuti, che quest'anno si tiene a Cagliari, e così via. A novembre siamo già stati invitati al Senato, al Parlamento francese a Parigi. Già in passato eravamo stati alla Camera dei Lord a Londra a riferire delle nostre ricerche. In questo momento stiamo studiando le malformazioni fetali da micro e nanoparticelle, perché abbiamo scoperto che queste micro e nanoparticelle passano da madre a feto e danno luogo a aborti o qualche volta, ahimè, a delle malformazioni fetali che possono essere sia compatibili sia incompatibili con la vita. Curiosamente questa ricerca la stiamo portando avanti insieme con un'altra ricerca sulla qualità del latte materno, la stiamo portando avanti con il dottor Diego Gazzolo, che è primario di pediatria all'Università di Alessandria e che paradossalmente ci è stato proprio presentato da Beppe Grillo. In questo momento stiamo anche studiando l'inquinamento da metalli pesanti, inquinamento volontario di metalli pesanti nei vaccini, qualche cosa che non fa molto piacere a certe industrie farmaceutiche. Personalmente ho appena finito lo studio di un sistema per mitigare l'inquinamento cittadino a Roma ed è un progetto, uno studio che ha avuto dei risultati splendidi, veramente splendidi, che penso di poter portare a livello mondiale. In questo momento abbiamo tre tesi di laurea in corso, anzi due tesi di laurea e una tesi di master in corso, quindi nel momento in cui ci toglieranno il microscopio non potremo più né continuare il progetto europeo né far laureare questi ragazzi. A questo punto io mi chiedo, a chi fa comodo una porcheria di questo genere? A chi fa comodo che ci portino via il microscopio? Beh, intanto fa comodo a tutte le persone che abbiamo disturbato, sono tanti, a chi sta nel business degli inceneritori, a chi sta nel business, un business che io non ho toccato con il microscopio, ma ho toccato in un'altra mia attività, business della TAV, del treno ad alta velocità, del MOSE a Venezia, del ponte di Messina, business di farmaci, business di alimenti, business di biomasse. Fa comodo a quei politici di cui io ho esposto i misfatti ecologici, fra virgolette, nel corso delle mie conferenze, nel corso di trasmissioni radio, televisioni. Fa comodo a qualche politico locale che miseramente verrà premiato per averci tolto, per aver contribuito a toglierci il microscopio, verrà premiato con un piccolo salto in avanti di carriera. Del resto, anche Giuda ebbe 30 denari. Ognuno si comporta come vuole. Bene, se l'inceneritore finirà ad Urbino, come pare che sia, io che sono il maggior donatore, in assoluto, io sono il maggior donatore, 200 e passa conferenze, calcoliamo almeno 1000 euro a conferenza, sono 220.000 euro. Ho partecipato agli spettacoli di Grillo, beh, facciamo che un quarto d'ora, 10 minuti dello spettacolo di Grillo valgono 10 minuti del cachet di Grillo. 2 ore di spettacolo di Grillo, 10 minuti miei, bene, la mia quota. Valgono, io sono un donatore perché ho materialmente messo quattrini. Bene, in qualità di maggiore donatore io vorrò sapere giorno per giorno che cosa fa questo microscopio. Questo microscopio non può occuparsi di cose che non siano le nanopatologie. Non può occuparsi
di botanica, non può occuparsi di mineralogia, non può essere affittato, come probabilmente sarà. Io non so se lo sarà, ma la tentazione è sicuramente forte. Bene, io lo voglio sapere, voglio saperlo, tutti i giorni lo voglio sapere. E tutti i giorni hanno diritto di sapere e per tutte le persone che hanno donato quattrini, anche un euro, perché quei quattrini non erano destinati a Urbino, che è saltato fuori improvvisamente da dietro le quinte per grazia ricevuta. Io voglio sapere. Da ultimo, chi crede di imbavagliarmi togliendomi un microscopio, che in fondo è un oggetto rimpiazzabile, sappia che non ce la farà. Non ce la farà a imbavagliarmi, non ce la farà nemmeno a bloccare le nostre ricerche. Io non sono abituato a perdere. Io ho lottato per tutta la mia vita. L'ho fatto da sportivo, l'ho fatto da lavoratore, l'ho fatto da studioso. Io ho perso delle battaglie, ne ho perse tantissime, ma ho vinto tutte le guerre. Penso di poter vincere anche questa. Quindi quei poveri personaggi che pensano di potermi imbavagliare, uso il verbo imbavagliare perché fu quello usato da Grillo ai suoi tempi non sospetti, quando ancora non c'erano certi interessi in evidenza. Io non sarò imbavagliato, non credono di imbavagliarmi, non credono nemmeno di bloccare le mie ricerche. In qualche modo io riuscirò a continuare e sarebbe molto divertente se succedesse quello che successe con il famoso primo microscopio, quello comperato con l'iniziativa che partì da Grillo. Quando ci fu tolto il vecchio microscopio, noi lo rimpiazzammo con un altro più potente. E se succedesse la stessa cosa questa volta? Se mi si vuole bloccare, bisogna fare qualche cos'altro. La cosa migliore è fare avvenire quello strano incidente stradale che qualcuno un po' torvamente mi ha predetto.